sale, si entra sa che non sa. Grandi raga, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo a Pavia perché siamo... Dove vai? Invitati dagli Autogol per gli Autogol and Friends 2022. Non ci aspettiamo niente da oggi. Oggi nessuno si aspetta niente da noi, perciò andiamo. Allora, ragazzi, facendo cose che solamente io te diria, non se ti occorra. Ciao. Dimostri della giornata Matrix. Non sono falso, io sono moleta, io si destaco y tú lo detesta. El que la sigue siempre la consigue. Envidioso que mucho cuesta, tú estás abajo. Senza numeri, no pressure. Ciao ragazzi, oggi voglio riservare una parte anche dove andiamo ad analizzare un po' come giocare a calcetto o alcuni dei miei consigli. In questo torneo, oltre alla mia squadra con gli autogol, c'era anche la squadra di OCW con il Pancho, Manfredi e il Miga, e non hanno ottenuto buoni risultati. E con il fatto che il mio videomaker abbia ripreso diverse delle loro partite, ho voluto analizzare cosa è andato storto per loro per non ottenere risultati. La chiave principale per far girare bene la squadra a calcetto è avere sempre un perno in mezzo. Come possiamo vedere da questa azione, quello che dovrebbe essere il perno in mezzo, che è il Miga, si stacca da una posizione difensiva senza però andare a prendere la parte in mezzo, che appunto è libera in questo momento, ma sta letteralmente scappando dal pallone e anche dall'avversario. Questo è un grave errore perché i difensori, che sono due in questo momento, possono tranquillamente capire il suo movimento e infatti perdono palla. Questo è il momento in cui noi entriamo in campo per la prima volta contro la prima squadra che andremo ad affrontare. È sempre molto importante secondo me avere un feeling col pallone, quindi mi piace testare come rimbalza, che tipo di pallone a 5 stiamo usando oggi, e la passo subito a Puggio. Sarà molto interessante vedere anche il mio rapporto con Puggio, quindi portiere e playmaker, si è cresciuto da partita in partita finché la nostra intesa era davvero micidiale. Sapeva che mi abbassavo di molto per andare a prendere il pallone e iniziare l'azione ogni volta, e da lì veramente la squadra è iniziata a giocare veramente molto bene. Qui si può vedere l'intesa con Puggio. Puggio indica a Michele di passarmi la palla perché sa che posso tranquillamente girare e tutto. Infatti qua trovo il buco, lo spazio 1-2 che però non si completa, l'attaccante ha aspettato un po' troppo. Qui nuovamente, come vedete, mi stacco, vado in mezzo, bellissimo questo passaggio che trova il buco, e qui tranquillamente aspetto che l'attaccante vada in attacco, mi si allarghi la fascia, infatti prende palla e qui, se non sbaglio, facciamo gol. Qui nuovamente voglio rallentare, voglio aspettare che ci risettiamo e cerco di saltare di nuovamente il mio uomo, però l'arbitro fischia fallo. Ancora Puggio che mi passa la palla, parto sempre io con l'azione. Miki sta dietro come difensore centrale, quindi aspetto che si allarga per avere una doppia opzione. Perdo quasi palla, qui rischioso, e con una finta l'allargo, qui se non sbaglio facciamo gol e infatti andiamo in vantaggio. Faccio un sombrero contro il loro attaccante, la alzo ancora, qui sbaglio il controllo, in realtà non è quello che volevo fare. Qui mi accorgo solo in questo momento che ne ho tre addosso, volevo passarla a Miki ma appunto non riesco. Cerco di riprendere palla ma purtroppo la palla va fuori. Questa è una bella fase difensiva, come vedete non mi interessa stare troppo attaccato al loro difensore, l'importante è avere la linea di passaggio. Infatti qui intercetto, palla fuori. Questo è ciò che avrei voluto vedere il Miga fare, ovvero come vedete quattro giocatori attorno a me, loro devono decidere come difendermi, non devo essere io a decidere come attaccarli ma semplicemente aspettare la loro risposta. Qui infatti il loro difensore di sinistra cerca di attaccarmi lasciando molto libero il nostro attaccante di destra. Andiamo a vedere come si evolve l'azione, e appunto rientro cercando di liberarmi per passarla a quello di destra. Qui posso tranquillamente aspettare, devono essere loro a reagire su di me, e qui appunto l'arbitro nuovamente fischia fallo. Ancora qui dalla fascia riparto in mezzo, Puggio lo sa, mi passa la palla, due attaccanti su di me, io tranquillamente non ho fretta, boom, subito il varco, l'attaccante che cerca ancora di ripassarmela ma vede che sono chiuso, rollo, mi passa la palla ancora tranquillamente, boom, provo il tiro ma purtroppo va fuori. Purtroppo perdiamo la partita per un gol stupido preso alla fine, ma comunque sono molto contento della prestazione e del feeling con la palla. OCV viene interrotta la partita per un infortunio abbastanza serio di Enzuccio, che appunto ha bisogno di aiuti medici, come vedete. Ho salvato la vita di Enzuccio perché ora andiamo a dare un show. Si chiama la lente. Veramente già. Prego. Jack San Vitale è la persona più importante nel fare cose inutili. È questo. Ho salvato la vita di Enzuccio, la nostra missione è finita con la Croce Verde di Pavia. Un saluto alla buona giornata a tutti, grazie. grazie, ho sentito che mi sparlava. No, mica, comunque stai giocando bene. L'importante, l'importante è mica che ti impegni dal meglio di te.
stanno facendo un casino incredibile, atmosfera pazzesca davvero, complimenti agli autogol, non mi pagano per dirlo. Prima persa, molto triste perché un gol l'abbiamo preso da stupidi. La cosa bella, ci sono i Gatorade gratis. Poi rivedere tante persone, rivedere Pietro, rivedere Mika, davvero tante persone di Creators Cup. Se vinciamo passiamo ai quarti di finale e posso dirlo, speriamo di beccare OCV barra Mika nei quarti di finale. Ok, ottavi, quarti di finale, no? Quarti. Sì. Ragazzi, sono molto stanco. C'è una di Gazzetta dello Sport, ma facciamo un'intervista, l'ho persa, non la troverò mai più, è allucinante. Niente intervista per Gazzetta dello Sport, a volte capita, zio. Confident per questa, mi sento veramente. Prendo una bottiglia d'acqua per la squadra. Paroletto di Mick che mi vede libero e qui sentivo persone da fuori dire cosa sta facendo, tranquillamente sto aspettando un varco per poter essere nuovamente il superiore numerico. Infatti lo trovo con Mick che mi vede, il difensore mi perde, poi Andre purtroppo perde palla. Puggio che nuovamente sa che sono in mezzo, la passo qui adesso. Andre, se non sbaglio, farà un movimento giustissimo, ma lo vedo troppo tardi. Qui bisogna passarla ad Andre, invece lo vedo troppo tardi, sono chiuso, tranquillamente ritorno. Secondo gol per noi e qui ancora tutto quello che è il calcetto in realtà. 1-2, palla al centro. Qui Puggio che nuovamente me la passa, voglio però scartarlo da solo. Scarto e qui la passo poi laterale per il nostro difensore. Qui purtroppo esco e prendiamo un gol anche molto bello. Qui la mia faccia quando vedo che hanno pareggiato dopo essere in vantaggio di 3. E purtroppo abbiamo pareggiato tutta la partita alla fine. E infatti sono un po' triste del risultato. Io darei la vita, la mia vita, che in fondo lo so, sarà una partita infinita. È un sogno che ho, è un coro che sale a sognare, se giù dalla notte. Sì. Sempre di. Tutto quello già fatto, partiamo con PSD, che la PSD forse venite qua. Ragazzi, semifinale conquistata. Tu sei semifinale? Io Marameo. Te le piace di Liz? I Liz stanno giocando anche loro i quarti, nell'altro campo. No, adesso giochiamo con gli amici di piazza. Sì. Adesso andremo a chiedere a Giacomo Sanvitale perché lui esce e quando lui esce la sua squadra segna. Ha fatto un gran gol. Giacomo, come puoi spiegare questa cosa? Deve farsi, giovane. È una pietra grezza. No, un diamante. Sarebbe un risultato storico, ragazzi, giusto? Storico. Diciamo sì, adesso. Sì. Non far l'umile. Dillo che è tutto merito tuo. No, assolutamente no. I suoi compagni sono in difficoltà e lui sembra Cristiano Ronaldo nella finale in Portogallo. Francia. Che aiuta i suoi compagni. Che stai dicendo? È un coach.
bravo. Dentro e fuori dal campo. Bravo. Dai ragazzi, ci crediamo. Fai la corsa! Ma vaffanculo, va, porca puttana. Non penso questo sia un linguaggio consono. Vedremo se la ribalterà. Scriviamo la palla. Che esperienza, raga. Grazie, esperienza. Dai, grazie. Dai. Giacomino. Gran partita. Quando contava il San Vitale è venuto fuori. Raga, grazie mille per aver visto questo video. Siamo alla fine della giornata, siamo stanchissimi. Morti, siamo morti, stanchissimi. Io voglio ringraziare, prima di lasciarti la parola, gli Autogol per questo video, perché è davvero un'esperienza incredibile. E come loro sanno, che io guardavo da YouTube come fan di quello che fanno, per certo è un'esperienza incredibile. Prima volta in semifinale nella storia. Abbiamo perso adesso, però ci sta, ragazzi, siamo stanchi morti. Vuoi dire qualcosa, Ale? Grazie no, ancora. Lui ringrazia noi, ma siamo noi che ringraziamo lui, perché senza di Giacomino. Qua semifinale, ciao. Raga, iscrivetevi al canale se volete, ci vedremo molto presto con gli Autogol, facciamo questo spoiler. Oh, mi raccomando, seguitelo. Oh, Marameo, raga, Marameo.